60 km di strade fanesi verranno asfaltate tra il mese di maggio e la fine dell'anno, per una spesa complessiva di 3.970.000 euro nell'ambito del programma Progetti 2016, suddivisi in 6 lotti distinti in modo da poter avere sul territorio più ditte che lavorano contemporaneamente. Nella settimana in corso, assicura l'assessore Fanesi, sono in atto i sopralluoghi dei tecnici e la settimana entrante si passerà ai carotaggi per verificare le condizioni attuali del manto stradale. Tempi stretti quindi per poter utilizzare l'avanzo di amministrazione accumulato e dare una risposta su uno dei fronti più caldi di sempre, quello delle strade colabrodo, che oltre ad essere una spina nel fianco di tutte le amministrazioni è sempre costata soldi per risarcire quanti, a seguito dei danni subiti per le strade dissestate, hanno fatto causa all'amministrazione comunale. Su segnalazione di un nostro telespettatore fanese siamo andati a constatare lo stato, definito vergognoso dal segnalatore, delle strade del quartiere Fano 2, dove abbiamo trovato una situazione davvero preoccupante, non tanto per le dimensioni e la grandezza delle buche, quanto per la loro densità, tante, piccole, medie e profonde, ma sparse su tutto il manto stradale. Sembra di essere una strada che ha subito un canoneggiamento intensivo in tempo di guerra. Una situazione pericolosa per pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti, nessuno escluso.